Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Warriors Rise to Glory. Non mi avete deluso, ma lo sapevo che non mi avreste deluso. Avete sfondato il sondaggio dell'ultimo video e lo scopriamo, ha avuto 600 sì, cosa che non succede mai, per riscopriamo, per cui possiamo farci un altro episodio. Barcellino is back, è il caso di dirlo, e il nostro tre palle è pronto a dimostrare il proprio valore sul campo. Allora, eravamo rimasti con un potenziamento generale e andiamo a duellare. Allora, è capitato Arjuna, la freccia rosa. Ce la battiamo? No, questo ci sfonda, c'ha 10 di forza. Famo una finaccia. C'ha più stamina, più armatura, meno vita però. Meno vitalità. Meno attacco. Proviamoci, dai, proviamoci. Anche perché mi costerebbe 100 monete e non è il caso. Allora, signori, è il momento della verità. Ah, ecco, in questa battaglia bisogna agire rapidamente. Bene. Lo aspetto. Lo carico. No! Bravo, Marcellino. Medio. Arretro. Aia. Aia. Perché mi devo riposare di già? La vedo malissimo, un calcio. Si è addormentato, sembrerebbe. Che cosa fa? Lo ricalcio, 4 di stamina. Sta a me, di nuovo. Pesante. Riposati. C'ho 7 su 19. Porca miseria, pesante. Siamo per perdere, ragazzi. Pesante! Mi devo riposare. Allora, la mia armatura è andata. Ah, addirittura. Lui ne ha ancora. Riposiamoci. Pesante. Niente, non si riesce a fargli male una volta. Marcellino? Aia. Aia, riposati. La vedo male, ragazzi, la vedo molto male. La vedo molto male. Lui ha 17. Ci provo. È dura, siamo. Lui ha 7 punti vita rimasti. Noi 9. Noi 3. No. Beh, mi riposo. Proviamo a paghiamo, cerchiamo di pagare. Offriamo 100, 123. Vabbè, siamo sopravvissuti un altro giorno. Con l'umiliazione, ma siamo sopravvissuti. Questa è amara, eh. Questa è veramente amara. Abbiamo 51 denari. È stata veramente brutta. Però non potevo far morire Marcino così. Ho dovuto sacrificare il suo orgoglio pur di garantirgli un altro giorno sulla terra. Bumblebee il pollo. Parente di cosa? Di Richard Benson? Allora, qua possiamo agire con un po' più calma. Ah,
lui ha veramente poca roba. Vabbè, Marcellino mio. Marcellino mio. Però se non ci vivi mai è veramente un problema, eh. Forza. Forza. C'è bisogno di dimostrare all'universo che valiamo qualcosa. Niente. Ma che mira c'hai, Marcellino? Io veramente sono... sono sconvolto. Stiamo rischiando di morire di nuovo. No, vabbè, Marcellino mio, però non vale una cippa, veramente. Accetto la sconfitta, basta. Ho un'altra chance, proviamoci. Niente, non... No. Ma io non... Ma che scandalo umano era oggi? Irriconoscibile. Ah, ora, si sono salvati le monete e i suoi averi. Però, insomma, le tasse ci hanno mangiato vivi. Vabbè, ma che finaccia. Ogni punto anima guadagnato rimarrà nella nostra famiglia, nel nostro lignaggio, come attributo aggiuntivo e punto abilità. Quindi il figlio di Marcellino. Come lo chiamiamo? Qua mi dovete dare qualche nome in caso, perché... Tonino! Tonino the Brave! Primo del suo nome, ecco. Tonino lo cambiamo un po', meno i capelli, il taglio di papà non ci è piaciuto, ecco, cambiamo... Il modello Super Saiyan, benissimo. Tonino the Brave, allora, io direi... Forza e agilità e vitalità, perché faceva ridere i polli. Difesa 1, attacco 1. Leviamo un po' ad agility e mettiamo endurance. Va bene. Ecco, facciamo un po' più di forza. Ok, allora, skill point io direi di dare... la possibilità di critico, ecco. Allora, Tonino, primo del suo nome, contro Emil. Vabbè. Mi aspetto che Tonino si faccia valere in questo caso, perché non gli ho messo manco il coso. Io odio quando liscia. Mi manda al manicomio. Bene. Sta brutta versione dei Krusty il Clown. Sì, mi servono soldi. Ma no, ma che ce frega. Lui è così. Tonino è senza pietà. Tonino è senza pietà. Bene. Ok. Siamo carichi. Tonino l'implacabile. Tonino l'implacabile. Allora, abbiamo... mettiamolo su attacco. Due su attacco. Uno su difesa e uno sulla stamina, diciamo. Poi l'inventario, ecco. Abbiamo questo e lo scudo. Il resto... ah, adesso sono mangiato da avvocati. Vabbè, come non detto. E andiamo. Forza, forza. Tonino... deve... contro Victor. Il genio della lampada rotta. Carica, carica. Bello. Ale.
Senza pietà. Senza pietà. Ma cosa? Ma che cosa? Vabbè. Bene. Abbiamo scoperto un talento di kenshiriana memoria. E due. Possiamo proseguire. Raiko, il pollo. Questo penso sia parente di quell'altro. Ok. Carichiamo. No, non... Sì, posso caricare. No, non posso caricare. Vabbè, ragazzi. Per pietà. Oh, su. Oh, dai. Ci siamo. Tonino l'implacabile. Tonino l'implacabile. Bene. Eppure questa è andata. Lui sì che... Lui sì che è uno serio. Ho sbloccato il calcio finalmente. Quindi possiamo mettere due punti in agilità, uno in stamina, uno in attacco e uno in forza. Andiamo, andiamo, andiamo. No. Ah, giusto, skill point. Dunque... Possiamo infliggere sanguinamento. Sì. Ok. Andiamo. Homer. Tonino contro Homer. Ci si provoca, ci si provoca. Bello. Dobbiamo sfruttare il contesto a nostro vantaggio, perché ci sono molte occasioni in cui le giuste barre permettono di... Fatti sotto! Il pubblico ci ama. Il pubblico... Che cosa fa? Lui ha subito un botto di danni. Io lo sfondo. Mi mancano 7 punti. Siamo al 93% di gradimento. 100% di gradimento. Ci amano. Non ho abbastanza stamina. Finiamola qui. No. No! Mi riposo un attimo. Abbiate pietà. Carico. Beh, non ho grandi possibilità. Diamo carica. Allora.
Danno 5-7, la facciamo 3-5, dai. Abbiamo quasi fatto. Devo riposarmi per forza. Il pubblico è annoiato, il pubblico è annoiato. Bello. Tonino vince col 100%. Vabbè, non possiamo deludere il nostro pubblico. Assolutamente no, arrivederci. E Tonino è così. Bene. Direi che abbiamo un nuovo campione che sa il fatto suo, eh. Sa decisamente il fatto suo. Oh. Cosa farà questa cosa? Questa sfera dell'anima? Allora, andiamo al negozio. E adesso disponiamo di 1700. Quindi posso comprarmi qualcosa di meritevole. Oh, allora. Compriamoci un elmo. Perché qua non posso? Livello richiesto 5. Dunque, un elmo. Possiamo fare anche questa armatura. No, questo è per la vita. L'armatura intorno e basta, non c'ho nient'altro. Allora. Possiamo 1, 2 e 3. Perfetto. È carico, è carico. Tonino è carico. Allora, se volessi fare survival, cosa cambierebbe? Non è la survival. Dove i guerrieri testano le loro vere abilità. Più sopravvivi, più ricompense avrai. Proviamoci. Indra, il padre dei draghi. Vabbè, te sfondo. A sto giro te sfondo per forza. Dunque. Bene. Vabbè. Direi che non c'è grande problema. No, ma su, ma è possibile che... Critico. Ale. Primo round. È tornato Raigo, ma non ce l'ha. Non ce l'hanno già visti. Dai, dai, dai. Vabbè, quello ci frega poco. Ho danni 4-7. Bello. Cosa fa? Ma gli hanno lanciato un cesso addosso. Vabbè, dobbiamo sfruttare di più il pubblico, in effetti, perché queste cose che ci sono estremamente utili. Allora, oh santo cielo, che noia sto fatto che liscia completamente. Cosa possono fare? Uno di danno. Vabbè. Potremmo fare un attacco pesante, dai. Ci pierà una volta. Vieni qui, vieni qui. No. Vado a fuoco. La chiudiamo prima di andare a fuoco definitivamente. Ecco, ok. E tre. Poi. Gamba. Gamba. Questo mi sa che mena, eh.
Ho l'impressione che gamba mena. O magari no. Aia. Tra l'altro, lancialo, lancialo. Sì. Proviamo. Niente, anche quando è stordito riusciamo a lisciare. No. No, ma... Oh, niente, no, c'è Gamba che è il più sgusciante dell'universo. Bene. Penso ultimo, saranno 5 round. C'è meglio. Sarà dura col Ceveglio. C'ho sto vago sospetto. Sono, tra l'altro sono anche ferito, a quanto sembra. Carichiamoli contro il pubblico. Carichiamo. Chance 42%. No. Divertiamo il pubblico. È bloccato, è bloccato. Ma come 15? Vabbè, figlio mio. È tutta una lisciata. È andata. Temo sia finita per noi. Ci vorrebbe una sorta di miracolo, ma... temo che il miracolo non arriverà. Mamma mia. 4 di danno. 4. Allora, lui è bloccato. Io ci riposiamo, così guadagniamo altri 2 punti. Divertiamo la folla. Ci vorrebbe il water, ma non credo che arriverà. Bravissimo Marcellino. Danni 2, lo ricalcio indietro. È dura, è dura. 4-7. Vabbè, mi curo un attimo. Calcio, calcio. Ti ricalcio indietro. Sì! Bananato a morte. Bananato a morte. Ok. Allora, qua è dura. Contro Michael è dura. Anche perché noi partiamo con pochissima vita. 16. Cioè abbiamo recuperato un po', ma niente di significativo. Bene. Non ce la faremo mai. Facciamo un miracolo. Ok, lui va a fuoco. Continua ad andare a fuoco. Sì! E devo per forza riposarmi. Aia. Non credo si abbiano grandi speranze, ragazzi. C'ho brutte sensazioni.
Bravissimo! Il pubblico, il pubblico! Aia! Non ce la faccio. Avvicinati se hai il coraggio! Niente, è finita. Danni 5, mi servirebbe... Niente, no, nel ginocchio. Dunque, ben fatto Tonino. Sei stato in grado di sconfiggere 5 guerrieri. Reclama il tuo premio. 230, una cosa... Beh, dai, poteva andare peggio. Poteva andare decisamente peggio. Quindi, apriamo. Cosa c'è dentro? Beh. Ah, uno solo. I guanti ce l'ho. Questo pure, il metto anche, il più costoso, così me lo vendo. Allora. No, volevo venderlo. Come si fa a vendere? È molto chiaro. Ah, ecco, ok. Bene, io vorrei un'arma a questo punto. Un attimino più degna. Tipo questa. Mamma mia, una porcheria. No. Inventario. Bene. Ok, quindi adesso a questo punto abbiamo qui va bene l'abilità, non abbiamo da fare nulla. Niente ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere se volete che l'impresa di Tonino vada avanti oppure si fermi qua. Fermo restando che abbiamo da provare altri duelli. Non ho ben capito in che modo poter subentrare in classifica, ma lo potremo scoprire andando avanti. Per cui fatemi sapere, sondaggio in alta destra. Ricordatevi che a sto giro servono 500 sì per far sì che la cosa vada avanti. Per cui votate con giudizio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.